Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del video Ask. Vi lascio il link della prima parte tra le schede e giù nell'info box. Guardiamo di farcela in questo video. Nel frattempo si sono mischiati tutti i commenti, ho il computer davanti. Spero di riuscire a rispondere a tutti e di non saltare nessuno, perché ho qua, voi non potete capire che casino qua. Comunque, Aya Jafari, non so come si pronuncia, chiede: di cosa non farei a meno, se della cipria o del bronzer? Sicuramente la cipria la utilizzo sempre, mentre il bronzer lo utilizzo raramente, più che altro in estate, quindi non potrei fare a meno della cipria. Poi, consigli official chiede la marca di trucchi preferito, ho risposto nell'altro video. Poi, Kate mi chiede: se potessi fare un viaggio per Natale, dove vorresti andare? In un posto caldo, uno qualunque va benissimo, basta che sia caldo perché io odio il freddo, quindi basta che sia caldo. Poi Gemma Paolini chiede: se tu potessi, quale palette costosa acquisteresti e perché? Seconda domanda: sotto Natale acquisti mai dei libri a tema natalizio per leggerli a dicembre? Allora, per i libri io sempre a Natale prendo un libro natalizio, per Halloween prendo un libro un po' più di horror, di paura. Quest'anno però avevo da studiare talmente tanto che non ho letto nessun libro, quindi quest'anno no. Invece, per quanto riguarda la palette costosa, ne ho una che in realtà non è costosa perché mi sembra costi sulle 30 euro, quindi diciamo un prezzo abbastanza accessibile, però in questo momento questi 30 euro per me sono tantissimi, quindi la reputo una palette costosa ed è la nuova palette di Neve Cosmetics, quella con i gattini. Mi piace un sacco, veramente tantissimo. Tra l'altro il 22, quindi mercoledì, tra pochissimi giorni è il mio compleanno, spero che qualche anima gentile me la regali per il mio compleanno, però insomma ecco, quella è una palette che vorrei acquistare. Poi Franzi D'Orto chiede: quali sono i tuoi profumi preferiti? Allora, mi piacciono molto i profumi dell'erbolario, praticamente tutti mi piacciono, sono veramente molto buoni, durano un sacco, non costano tanto per essere profumi e niente, ne ho preso uno in rappresentanza, però mi piacciono praticamente tutti, sì. Mi piacciono molto anche le acque profumate di So With Attitude, sono molto buone, però sono appunto delle acque profumate e non dei profumi, ma sono veramente buonissime. E poi mi piace tantissimo il profumo, questo qua, Monoi di Yves Rocher. È fantastico. Lo metto anche in inverno e quando lo metto le mie amiche mi fanno: ah, ecco il profumo di te. Io non lo so, non lo associo a me questo profumo, però le persone sì, quindi dovrebbe essere il mio profumo questo. Quindi questi sono i miei profumi, diciamo, preferiti. Poi Veronica Giordano chiede: qual è il tuo shampoo preferito e cosa pensi del Foreo se hai mai avuto modo di provarlo? Allora, il mio shampoo preferito, mi piace quello di Aulina. Lascio il link di quello shampoo, ne ho parlato nel video precedente. Poi mi piacciono gli shampoo, questi qua di Erbaviva, che sono da 500 ml e costano 1 euro, quindi per il prezzo che hanno, secondo me sono molto validi. E poi mi piacciono molto anche gli shampoo della Yves Rocher, che tra l'altro hanno anche un buon INCI, quindi questi più o meno sono i miei shampoo preferiti. Per quanto riguarda invece il Foreo, non l'ho mai provato, non lo proverò per vari motivi. Il primo è il prezzo, il secondo non mi piace la politica dell'azienda. Il terzo motivo è che si possono trovare cose più economiche e simili, quindi non vedo perché spendere così tanti soldi per il Foreo. Ultimo motivo, sono delle persone molto scortesi. Al Cosmoprof, mi ricordo, ero con mia cugina. Si stava parlando con, così, ma del più e del meno, con il signore, il ragazzo, perché era giovane, dell'azienda. Questo ragazzo mi chiede quanti follower avevo, ma si stava parlando, io non ho chiesto niente, non ho detto che avevo un canale, non mi sono presentata come youtuber, io ero incuriosita da un oggetto che era lì, ho chiesto semplicemente che cos'era. Poi, parlando, sono venute fuori le cose, no? Dico i miei follower, lui si mette a ridere e mi ha preso in giro per, penso,
penso per un quarto d'ora. Mia cugina è rimasta allibita e si aspettava un calcio rotante da parte mia. Io, boh, vabbè, sicuramente non acquisterò mai niente di Foreo, ma neanche lo accetterei gratis il Foreo, perché assolutamente no. Poi Andrea Balletti mi chiede: hai mai provato dei peeling enzimatici e se sì, come ti sei trovata? Allora, li ho provati. Ho provato quello di Nakomi, ne ho provati un po', non tantissimi, ma qualcosa ho provato. Per la mia pelle è molto reattiva, un po' particolare, non mi ci trovo molto bene. In generale io peeling e scrub per il viso ne uso veramente pochissimo, però preferisco un peeling meccanico, uno scrub meccanico rispetto a quelli enzimatici, ma anche per la mia pelle, ecco, magari chi ha una pelle un po' più meno sottile, meno sensibile, potrebbe fare al caso suo. Per me non vanno benissimo, quindi no. La vincitrice invece del giveaway, che saluto, tra l'altro ho scoperto che è di Livorno anche lei, vabbè, cose a caso, quindi l'ho portato di persona, e mi chiede: quali sono le tue più grandi fobie? Allora, nell'altro video avevo detto i glitter. Io non so se c'è un nome, se sapete come si chiama questa fobia, scrivetemelo. Comunque, i glitter, le altezze, perché soffro tantissimo di vertigini, gli insetti, mi vengono gli attacchi di panico, ma tutti gli insetti, coccinelle, farfalle, tutti, a parte le formiche se sono molto piccole e le mosche se non sono i mosconi, però le mosche che mi fanno schifo ma non mi fanno paura. E poi spazi chiusi, ma devono esserci situazioni particolari, tipo delle grotte, cose così, claustrofobia. C'è sicuramente altra roba. Ah, mi dà molto fastidio, ma proprio non riesco a mangiare, non ce la posso fare. Proprio, ha una fobia, mi dà fastidio quando mangio le cose e ci sono diverse consistenze all'interno, tipo la crema spalmabile dei pan di stelle, c'è cioè la crema, la cioccolata e i pezzettini di biscotto. Queste due consistenze insieme fanno venire il vomito, sto male, lo yogurt a pezzettini, tutte le cose che hanno più consistenza insieme, il cervello va in pappa, quindi non posso mangiare cose con diverse consistenze. E direi basta, perché sennò mi scambiate per una matta, un pochino lo sono, ma non tantissimo. Ogni tanto guardo dietro per vedere se sto ancora registrando, ogni tanto guardo di qua, guardo il PC, scusatemi. Speriamo, sono stata tutto il tempo a guardare se la telecamera registrava e poi alla fine si è interrotta e non me ne sono accorta, quindi vabbè. Comunque, Giulia Rossi mi chiede: qual è il tuo viaggio de dei sogni? Il mio viaggio dei sogni, proprio dei sogni, nel senso non lo farò mai, ma me lo sogno, è andare via senza una data di ritorno, fare tutto il nord della Thailandia, il Vietnam, le Filippine e poi tornare in tranquillità in Italia una volta finito il mio giro, che durerà 6 mesi più o meno. Ecco, questo è il mio viaggio dei sogni. L'India no, perché l'India non mi ispira, però tutta quella parte un po' esotica, sì, quella mi ispira un sacco, mi piace, ci andrei, boh. Sì, questo è il mio viaggio dei sogni. Poi, Fangirl chiede: qual è il tuo correttore preferito e se preferisci i prodotti low cost o high cost? Il mio correttore preferito era quello della Essence, che era nel vecchio video progetto smaltimento make-up. Non ho ancora trovato un degno sostituto. Quello lì però non lo fanno più perché era un'edizione limitata. Devo ancora trovarlo, il correttore preferito. Prodotti low cost e high cost. Sicuramente i prodotti high cost hanno delle performance migliori o degli ingredienti migliori, nel senso, se sono prodotti biologici saranno sicuramente dei prodotti meno trattati, ingredienti meno trattati, meno lavorati, più puri, rispetto a dei prodotti della Sien biologici o di Alverde biologici, che sicuramente avranno degli ingredienti talmente tanto trattati e lavorati che alla fine fanno poco, però non ho i soldi per prendermi dei prodotti high cost, quindi
devo per forza andare su quelli low cost, però se si cerca, si trovano delle buone cose che hanno delle buonissime performance e siamo contenti lo stesso. Quindi, se avete dei soldi per i prodotti high cost, compratevi quelli high cost, altrimenti il low cost va benissimo per quanto mi riguarda. Poi, Elisa Aragone chiede qual è il prodotto make-up di cui non può fare a meno. I rossetti, la categoria rossetti, non c'è un prodotto specifico, però i rossetti mi piacciono molto. Può essere che magari esco di casa e non sono truccata, ma mi va il rossetto, quindi metto solo il rossetto. In alternativa anche il mascara, però di più rossetti. Gossip Girl 98 mi chiede la città in cui ti piacerebbe vivere e quella che ti piacerebbe di più visitare. Allora, io vivo bene nella mia città e per andare a vivere, vivo bene nella mia città. Se proprio dovessi cambiare città perché sono costretta, andrei a Berlino perché è una città che mi piace, che conosco, ci sono andata diverse volte, quindi la conosco abbastanza bene e mi piace. Una città molto giovanile, con un sacco di quartieri e situazioni diverse, quindi andrei a Berlino, anche se il tempo non mi piace e non c'è il mare, però se proprio dovessi scegliere Berlino, città in cui che mi piacerebbe visitare, non c'è una città specifica, però mi piacerebbe andare a Cuba, nelle Filippine e nel Vietnam. Questi sono posti che mi piacerebbe visitare. Non c'è appunto una città specifica, però questi sono posti. Valeria Dorisio mi chiede di quale prodotto non posso fare a meno, dei detergenti per il viso. Mi piacciono un sacco. Questo Lilac Sensitive Skincare è un marchio che mi piace particolarmente. Andate a vedere sul loro sito ufficiale e chiedete dove si possono acquistare perché io non ne ho idea. Questi sono prodotti che mi sono stati omaggiati al Cosmoprof dall'azienda e sono fantastici. Tra l'altro poi io non ho più avuto notizie di loro, non è che ci sentiamo o li invio le recensioni, me l'hanno dato e poi boh, spariti. Mi sembra sono del Belgio. Prodotti veramente buoni, ottimi e anche particolari, quindi la categoria detergenti viso, se dovessi scegliere proprio un marchio, questo ve li straconsiglio, i loro prodotti sono molto molto buoni. Sally mi chiede che lavoro sognavo di fare quando ero bambina, l'ostetrica. A me piaceva l'ostetrica e ho iniziato a studiare, credo che poi andrò all'università e farò ostetricia. Forse quando ero all'elementare avevo le idee più chiare di adesso e quindi ho detto ma rimettiamoci sui passi per il piano originario e quindi l'ostetrica. Claudia Motolese chiede se un brand ti offrisse una collaborazione e sponsorizzazione, quale preferiresti? Allora, se si inizia a parlare di sponsorizzazioni, si inizia anche a parlare di lavoro, quindi aprire partita IVA, pagare le tasse e essere pagati con per queste sponsorizzazioni. Si tratta di un lavoro, quindi quale preferirei? Quello che paga di più. Se mi vengono offerti due posti di lavoro, una cameriera e una commessa, io accetto quello che mi paga di più, quello che mi fa il contratto migliore. Non vado ad accettare il negozio che mi piace di più ma che mi paga di meno. Quindi, quando si parla di sponsorizzazione, si parla di lavoro e quindi sicuramente quella che paga di più. Cioè, ragazze, quando si viene pagati, si ha una partita IVA apposta per il canale YouTube, è un lavoro come, non lo so, il grafico pubblicitario, il consulente marketing, sono lavori. E quindi quale scegli? Quello che pagano meglio, quello che paga meglio, ecco, sinceramente è questo. Poi, se si tratta di collaborazioni, come faccio io, come fanno tanti altri, senza soldi e l'azienda ti invia qualche pezzo e te quando vuoi parli di quello che vuoi gratuitamente, è un altro discorso. Sponsorizzazioni è un lavoro, quindi ci sono delle tempistiche, delle cose da fare, devi lavorare come vuole l'azienda, deve uscire il prodotto, la recensione come vuole l'azienda e quindi sono cose diverse.
Giusy De Stefano chiede Capodanno in famiglia o fuori con gli amici? Fuori con gli amici. Tonia Rumolo chiede qual è il tuo prodotto make-up preferito? Il fondotinta Fresh Fit di Essence che non fanno più. Quello mi piace molto, però lo sto testando, quindi non mi sbilancio più di tanto, però anche quello della Yves Rocher Pelle Perfetta, Giovinezza Radiosa, non mi ricordo come si chiama, anche quello mi piace molto, perché io in genere tiro fuori l'arancione da tutti i fondotinta. Con quello di Essence e con quello là di Yves Rocher no, quindi il mio prodotto preferito di make-up è quello. E Essence Colorand Go mi chiede: cosa ti infastidisci di più in assoluto? Le persone scortesi, maleducate, con una mentalità ristretta che offendono le altre persone tanto per il gusto di farlo perché si sentono inferiori, la cattiveria gratuita, queste cose, la scortesia, sì, la maleducazione, queste mi fanno perdere, mi si chiude la vena e esce fuori la matta che è in me. Cinzia Ritucci mi chiede che cosa ti piace di più del Natale? Allora, diciamo che negli ultimi anni con la famiglia che si è diciamo decimata, il Natale è sempre triste, triste, non mi piace più. Comunque, cosa mi piace di più? L'albero di Natale, il mio pacchianissimo albero di Natale, mi piace un sacco. L'unica cosa che si salva del Natale, per quanto mi riguarda. Poi, mai fra. Chiede che cosa non può mancare Natale, a Natale che cosa invece è ormai visto e rivisto. Gli amici, i parenti, i soliti discorsi e l'albero di Natale non possono mancare a Natale. Che cosa ormai visto e rivisto? Non ne ho idea. Una poltrona per due, visto e rivisto? Però è sempre bello, eh? Poi, Free Soul mi chiede quale città vorresti vivere. Ho già risposto prima, comunque a casa mia, ci sto benissimo. Poi, Alessia Pili chiede serie TV e film preferito. Allora, serie TV, Shameless è una delle mie preferite. Orange is the New Black è una delle mie preferite. Ho visto ultimamente Carnaby Row, non mi ricordo come si chiama, comunque quella con Orlando Bloom, che è uscita da poco. Anche quella è molto molto carina. Credo che queste più o meno sono le serie TV. Sì, per quanto riguarda i film non me ne viene in mente uno nello specifico che mi sia piaciuto tantissimo, ecco, ho tanti film che mi piacciono, ma uno preferito che mi viene in mente ora, non ne ho idea, non lo so, anche perché ultimamente sto guardando molte più serie TV, rispetto ai film, quindi, non lo so, non ne ho uno. Poi, Katia Scaburri, ciao Katia, mi chiede: quali sono i tuoi prodotti top in assoluto per la skincare? Allora, i prodotti Lilac Sensitive Skincare mi piacciono molto. Mi piace molto la spuma detergente viso della Saponaria, il contorno occhi di Natura House, i prodotti della dispensa in generale mi piacciono molto. Il tonico di Flora Make, che ne ho parlato anche nell'altro video, mi è piaciuto molto. Questi più o meno credo siano i prodotti preferiti per la skincare. Non credo di averne altri. No, questi qua. Poi Sara Ceresetti mi chiede qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto più grande. Il mio pregio, arrivo sempre puntuale. Il mio difetto più grande, non ho pazienza, voglio tutto subito, non ho voglia di aspettare, mi stufo facilmente e sì, la poca pazienza e il fatto di volere tutto subito e non sapere aspettare un po'. Poi Alessandra mi chiede come ti vedi tra 10 anni? Ciao Alessandra, passiamo oltre perché che ansia, no? Poi altra domanda. Rosa Anna chiede se abito da sola oppure se condivido la casa con altre persone. Abito con Olivia, che è la mia gattina. E niente, prima abitavo qua con i miei nonni, ora ci abito da sola. Poi Tiziana. Ciao Tiziana, chiede il prodotto beauty o make-up che è stato uno dei favoriti o una grande scoperta del 2019. Allora,
La linea COSO di Officina Nature, secondo me, è stata una bella scoperta del 2019, sono dei prodotti molto validi. Altra scoperta del 2019 è il marchio Quanticlicium, perché io non lo conoscevo, ma in particolare l'acqua balsamo per i capelli, a me piace tantissimo, ne basta una quantità veramente piccola, è un prodotto ottimo, quindi questi due. Ilaria Rosa Spina 80 mi chiede che cosa non sopporti di vedere su YouTube. Le persone che offendono gratuitamente le altre persone e i commenti stupidi. Allora, per vari motivi in realtà. Il primo motivo è che, non so se lo sapete, ma YouTube paga per... Ci sono varie cose che prende in considerazione YouTube. La quantità di minuti visualizzata dai follower e poi anche le interazioni, quindi i commenti, i mi piace, i non mi piace. Quando voi andate a mettere non mi piace o un commento sotto un video, state dando dei soldi che può essere anche 0,01 centesimo, ma state dando dei soldi a quello YouTuber. Quindi intanto è una cosa stupida perché voi gli state dando dei soldi. E poi non ha senso, cioè se un video non vi piace, se una persona non vi piace, cambiate, guardate altro. Non mi piace poi anche quei commenti offensivi che lasciano le persone perché non riescono ad accettare che fare da YouTuber adesso è diventato un lavoro e che commentano dicendo tipo io mi sono svegliata alle 6 per andare in fabbrica, te non fai nulla, ammazzati. Ci sono tanti lavori che non richiedono fatica, ok? Le modelle che lisciano materassi della Eminflex stanno lavorando, ma non stanno durando fatica, però nessuno dice niente, quello è un lavoro. Il proprietario di un'azienda grossa se ne sta a casa, non fa niente, sta al telefono e dirige le persone, non sta durando fatica, però sta lavorando. E così anche lo YouTuber. Ci sono dei lavori che prima c'erano e adesso sono spariti perché ci si evolve, quindi ci sono dei lavori spariti e ci sono dei lavori che invece stanno nascendo. Uno di questi è lo YouTuber. Quindi può piacere, non può piacere, però è un lavoro. Aprono partita IVA, pagano le tasse, è un lavoro. Poi c'è cioè, quello che le persone in genere non riescono a comprendere è che ci vuole tanto tempo per girare dei video. Io per girare questo video, ad esempio, io è più di un'ora che sto parlando, poi voi vedete 20 minuti, ma io sto parlando da più di un'ora. E la scorsa volta io questa parte del video l'avevo già registrata, ma c'è stato un problema e devo registrarla nuovamente. Ci si mette poi il montaggio. Io non ho una traccia audio in più perché non ho un microfono, però altrimenti devi anche sincronizzare queste due cose. I tagli, metti insieme, fa tutto un lavoro di grafica, di cose per il montaggio. E a me, ad esempio, montare un video banale, perché ci sono solamente dei tagli, c'è un'immagine vicino, non c'è niente di che. Io ci perdo 3, 4, 5 ore e non è un video chissà di che qualità, un video normalissimo, ok? Ci perdo questo tempo. Poi lo devi caricare, ci metti i link, la copertina, ci metti le varie schede, i tag e poi lo pubblichi. E poi magari arrivano le persone che te metti link ovunque, link sul link, cose scritte e ti chiedono di mettere il link di nuovo. Non hanno neanche la voglia di andare a vedere quello che hai scritto. Per il blog, uguale, stesso discorso, quindi c'è del tempo speso. E non mi sembra giusto, cioè il lavoro non è che se uno non arricciola picconi allora non sta lavorando, sono lavori. E se pensate di fare meglio, se vi sentite presi in giro da quelli che fanno questo lavoro, fatelo anche voi. Arrotondate lo stipendio in questo modo, no? Se è così semplice, se ci vuole così poco, se è una cosa così stupida, invece di prendere in giro le altre persone, fatevi anche voi dei video, oltre al vostro lavoro che avete. E arrotondate. E poi sì, se ne riparla però, perché voglio vedere chi è che ha così tanto tempo.
Però, vabbè, lasciamo fare. Ovviamente non mi va bene, non mi piace le persone che prendono in giro, gli youtuber che prendono in giro il pubblico con iscrizioni, cose che poi non ci sono. Quindi facendo anche perdere magari dei soldi o del tempo alle persone, oppure quelli che sponsorizzano, lavorano con aziende che mi fanno storgere la bocca, cioè aziende che ti promettono di farti perdere 20 kg in una settimana e te lo sponsorizzi in ogni video. Ci sono tante persone che hanno un sacco di problemi alimentari e è vero, è una scelta lavorativa, cioè poi alla fine devi pagare le bollette e se non ce l'hai è un casino, scegli e vedi, io non lo so, magari mi ritrovo con l'acqua fin sopra la testa, per non annegare accetto di lavorare con determinati brand, però ecco, non mi piacciono molto, questo no, però in generale, vabbè, comunque mi sono, vabbè. Allora, andiamo avanti. Alessia Ali Bernini mi chiede come ti sei avvicinata al bio. Mi sono avvicinata al bio guardando i video di altri youtuber e leggendo vari forum, tipo sai cosa ti spalmi, perché fondamentalmente avevo capelli talmente tanto grassi che io dovevo lavarli ogni giorno. Passando al bio, questo problema io l'ho risolto completamente e quindi ecco, sono passata al bio per questo motivo, poi principalmente ci sono rimasta. Non sono una che utilizza solo prodotti biologici, però ecco, li preferisco. Lucia Maimone mi chiede qual è il lavoro dei suoi sogni, ostetrica oppure avere una bioprofumeria? Questi sono lavori dei miei sogni, una youtuber ma di quelli che guadagna un sacco di miliardi. Sto scherzando, insomma. Gioconda Bacco mi chiede se potessi creare una sua linea di cosmetici e o prodotti di skincare, quale fragranza, aroma sceglieresti? Il Monoi, perché a me piace un sacco il Monoi. Giovi 1407 mi chiede qual è il tuo genere di musica preferito? Non ne ho uno, io ascolto di tutto. Dipende dal momento, un po' come i libri e un po' come i film, quindi dipende dal momento. Poi Gala mi chiede qual è stata la soddisfazione più grande che hai avuto finora. Sono diverse in realtà, però ecco, la scuola mi sta dando un sacco di soddisfazione, perché farla da adulti, al di là della rottura di palle che non avete idea, una roba incredibile, cioè rimettersi a scuola è un trauma e continua ad essere un trauma, però al di là di questo dà una soddisfazione incredibile, quando cioè, ti arrivano i voti, i compiti, li fai bene, ti sei impegnato, è una soddisfazione incredibile. Io sono sempre stata un cane a inglese e un cane a matematica, proprio non c'è verso, sono dura e anche ora faccio fatica. Però prima il voto più alto che sono riuscita a prendere era 5, ma è proprio veramente un miracolo se prendevo 5. Io sono riuscita a prendere 9, 10 a matematica, 8 e mezzo a inglese, 9 a inglese. Sono delle soddisfazioni che, cioè, non ve ne rendete conto. Questa è la mia grande soddisfazione per adesso. Patrizia Rosmino chiede che farai a Capodanno. Sono stata a casa di un mio amico con altre persone e niente di che, poi non stavo tanto bene, quindi cena a casa di amici. Rosa Caballero chiede quali prodotti quotidiani skincare mi consigli a basso prezzo. Allora, Avril non ha dei prodotti ha dei prodotti buoni e non ha dei prezzi altissimi. CN Nature, Alverde, Balea, parlano bene anche di White Agafia per quanto riguarda sia riviso, contorni occhi, Natura Estonica, hanno dei buoni prodotti, non costano tanto, questi. Relax Totale chiede qual è la sua più grande fobia. Io ho questa domanda, sempre per il discorso di prima che avevo girato e poi ho dovuto, insomma, questa domanda avevo risposto, pensavo di aver risposto nell'altro video, invece no, perché se ce l'ho qui vuol dire che non ho risposto. Io prima vi avevo detto dei glitter pensando appunto di averlo già accennato nell'altro video, invece scopro adesso no. La più grande fobia sono i glitter. Io
sto male, se c'è qualcuno con i glitter che magari li sta spargendo a giro a mo' di fatina o oggetti con i glitter, vado in iperventilazione, io sto male, odio i glitter, ma non so come spiegare questa sensazione, mi ci viene, mi prudono le mani al pensiero, non so come si chiama questa cosa, sono andata anche a cercarla su internet, ma non ho trovato, quindi magari se voi lo sapete, ditemelo perché sono curiosa di sapere se questa cosa ha il nome e se sono l'unica pazza nel mondo ad avere questo problema. Marianna Vicentini chiede, stanno inventando tanti detersivi per inquinare meno, mentre per gli ammorbidenti non ho sentito o visto cose nuove. Io sono anni che non utilizzo ammorbidenti, cosa ne pensi al riguardo? Allora, a parte che c'è uno starnuto che non mi viene, quindi se mi vedete un po' così è per quello, però. Allora, ammorbidenti. Chi mi segue da un po', soprattutto per quanto riguarda i video della cura della casa, sa che io ero fissatissima con il Lenore Blu, mi piaceva un sacco, era uno dei pochi che non mi dava allergia, per via della gatta che ha dei problemi di allergia, però forse non è, abbiamo scoperto che vedrai è qualcosa che mangia, non l'ammorbidente, comunque ho smesso quasi del tutto di utilizzarlo. È vero che si vive bene anche senza, ma a me l'ammorbidente piace, cioè piace tantissimo, piace avere le cose morbide, le cose profumate. Io lo metto ovunque l'ammorbidente, lo metterei ovunque. Però, allora, sto utilizzando, il Lenore l'ho completamente tolto, sto utilizzando solo ammorbidenti biologici, biodegradabili. Quello del Conad, Verso Natura Conad, è molto molto buono e non mi fa allergia. Vimy Verde Coop, Winnis, altrimenti ci sono proprio dei prodotti di marchi biologici da bioprofumeria come gli ammorbidenti di Green Natural, della linea per la casa di Officina Nature, insomma gli ammorbidenti se ne trovano anche ecologici e biologici in realtà. Maria Stella Di Florio mi chiede tra i prodotti skincare di quale non puoi proprio fare a meno, più o meno ve ne ho già parlato comunque dei detergenti per il viso. Alessia Agazzi mi chiede a questa domanda, proprio questa, se non potessi dire forse o simili, mi darai una risposta negativa? No, allora. A questa domanda, proprio questa, se non potessi dire forse o simili, mi darai una risposta negativa. Non l'ho capito, mi dispiace. Devi rifarmi la domanda perché non ho capito che cosa intendevi, scusami. Poi, Ottavia Bollin chiede qual è il prodotto che ami di più al mondo e che per te è davvero unico. Questo, la lumachina del marchio Alma Briosa. Allora, io trovo che la bava di lumaca sia ottima, va bene per tutto praticamente. E la trovo molto più efficace del gel di aloe. Più o meno le funzioni secondo me sono molto simili per tante cose, ma questa, ma la bava di lumaca in generale ha una marcia in più. Questo che è un marchio biologico, l'avevo acquistato per mia nonna perché lei si bruciava sempre. E pagato 14 euro, ma dura un'infinità di tempo perché ne basta poco. Io vi posso dire che io non so cucinare, faccio dei disastri. Stavo friggendo, non mi ricordo che cosa, butto nella padella, forse le patatine, non mi ricordo cos'è che facevo, insomma, butto la roba nella padella. Mi è andata sulla mano un'onda, perché veramente era una bicchierata di olio bollente perché stava friggendo sulla mano, tutta completamente bagnata di olio bollente. Un male cane, mi sono sciacquata immediatamente con l'acqua, ho tolto i residui di olio e poi subito immediatamente sono andata a mettere questa. E l'ho messa per 2 o 3 giorni. Allora, sì, la sensazione di dolore e di bruciore che discorsi c'era, però poi io non sono arrossata, non mi è venuta la galla e non ho la cicatrice. Io vi posso garantire che avevo una paura, ho avuto, perché io pensavo di dover andare in ospedale di rincorsa con un'ustione di quelle molto serie. Invece, no. Quindi, ecco, il prodotto Lumachina secondo me è un validissimo prodotto e vi può aiutare in molte molte cose. Veramente è uno dei miei preferiti.
Poi, Elena Bracchi chiede quale città o posto ti piacerebbe visitare, più o meno ho già risposto. E Adriana Kawaii chiede che cosa ti ha spinto a cominciare a fare video su YouTube. Vedevo gli altri che lo facevano, piano piano mi sono appassionata alla skincare, ai prodotti in generale. Dopodiché tutti parlavano di prodotti e io ne avevo tanti e ho detto, ma perché non posso farlo anch'io? Provo, vedo com'è e poi se mi piace continuo. I primi miei video mi vergognavo tantissimo, infatti non mi si vedeva in viso, ma mi si vedeva da qua in giù. Video terrificanti, ci sono ancora, ma sono dei video terrificanti. E niente, è nata così. Mi era venuta la voglia guardando i video delle altre persone. Allora, io credo che queste siano tutte le domande. Spero di non aver saltato nessuno. Se dovessi aver saltato qualcuno, non l'ho fatta apposta, scusatemi. Sono felice di aver finito di girare questo video perché voi non avete idea di tutto il casino che c'è stato dietro a questi due video. Non vedo l'ora di montarlo, caricarlo e ciao. Comunque, vi ringrazio per aver partecipato al giveaway di nuovo e per le domande che mi avete fatto. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!